L'hai visto Nacho? Nacho! Ragazzi, ma Giuse, perché non fai video? Giuse, le mie email, Instagram, Twitter, calma, 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 ragazzi. Non sono sempre in ufficio, spesso e volentieri vado fuori in trasferta. Quindi, quando sono fuori in trasferta per clienti, no, a volte sono negli hotel. Non sono ispirato negli hotel. I migliori video mi vengono da qui, dallo scantinato, come dice quello che racconta cazzate a pagamento. Dal mio scantinato, io vengo ispirato dal mio scantinato. E se stanno sentendo di tutti i colori, quello che veramente, ragazzi, quello che mi dispiace è vedere per certi versi l'immagine dell'Inter danneggiata, perché poi l'immagine dell'Inter viene danneggiata per forza, no? Per le vicissitudini del presidente. Ma perché poi molti associano Inter, Zang, bisogna dividere le cose. L'Inter non è Zang e Zang non è l'Inter. Zang non sarà mai l'Inter. Zang fa parte di un piccolo periodo. Vuoi che ti dica, ha fatto parte di un piccolo periodo dell'Inter. Io penso che certe persone non siano nella posizione di prendere in giro. Non sto parlando per me, sto parlando di quello che ho sentito in questi giorni, perché io seguo, anche se capita raramente, non faccio video per 2 o 3 giorni, ma seguo, seguo. Io penso che certe persone non siano nella posizione di prendere in giro altri YouTubers, visto che a pagamento hanno sparato 570 nomi, quindi lì servirebbe un po' di dignità, un po' d'amor proprio e stare zitti. Non penso che tu sia in grado di attaccare gli altri con tutte le cazzate che avevi detto, anche perché l'ultima era questa, guarda, te la vado a riprendere. Ad oggi sarebbe dovuto. Che Digital Beats doveva dare 68 milioni perché veniva risanata da Bank of America, Barclays e Oaktree. Quindi queste cazzate le hai dette te. Io non penso che tu sia nella posizione di andare da altri ragazzi, lo fanno per divertimento, a mettere i puntini sulle i. Te sei l'ultimo a dover mettere i puntini sulle i. Anzi, te saresti primo a dover dare delle spiegazioni a chi chiede i soldi. Ma a parte quello, continuo anche a offendere. Litiga pure da solo, ti rispondo una volta ai mesi ormai. E poi dopo, anche quell'altra volta al mese te la toglierò, perché io, se ti rispondo, ti do argomenti per fare la spesa. Non ti voglio dare più argomenti per andare a fare la spesa. Non penso proprio che tu sia nella posizione di rompere i coglioni a quegli altri. Hai detto 50.000 nomi. Cos'è successo in questi giorni? C'è stato anche un articolo di Bloomberg di 3-4 settimane fa che dice Inter strozzata dai debiti, sempre le stesse cose. Inter sull'orlo del baratro, un po' quello che poi dopo tirò fuori il New York Times. Ma il cinese è sempre qui, giusto? Te mi dirai, Giuse, ma il cinese è sempre qui, è vero, il cinese è sempre qui. Qualcuno mi dice, è un preposto, è lì, fa solo la scena, ma non conta più nulla, non decide più nulla, ma il cinese è sempre lì. Per quello il tifoso dell'Inter è terrorizzato, si immagina un altro mercato con il piattino in mano. Io queste cose le capisco, ragazzi, io queste cose le capisco, perché ad oggi ci sono 420 milioni di perdite, 380 milioni di Oaktree, 415 milioni di bond. Come dice New York Times, scrive di fornitori non pagati. L'Inter perde circa 20 milioni al mese. Nonostante, la cosa grave è che nonostante tutte le entrate dalla Champions League, la situazione dell'Inter finanziariamente non è cambiata di una virgola. O migliorare qualche dato, ma la situazione debitoria è quella, peggiora mese giorno dopo giorno. Quello che bisogna capire è che, vista la situazione del calcio italiano, avete visto che cos'è uscito in queste ore? Ragazzi, ma avete visto cos'è uscito in queste ore? Te lo dico subito. Calcio e Finanza cosa dice? Serie A, offerte da Sky, DAZN e Mediaset per i diritti TV. Si va a trattative private, nessuna proposta da Amazon, Rai e
e via discorrendo. Cioè, il calcio italiano non interessa quasi più a nessuno. Siamo messi male. Perché ti fa questo ragionamento? Perché anche con una nuova proprietà ti devi togliere dalla testa acquisti da 100 milioni, soprattutto per chi prende l'Inter, che nei primi 2 anni deve stanziare qualcosa come 2 miliardi e mezzo. Te li devi togliere dalla testa i Ronaldo, i Vieri, gli Ibrahimovic, perché c'è una situazione finanziaria disastrata e compromessa la situazione finanziaria dell'Inter. Anche una nuova proprietà deve fare degli acquisti oculati, deve fare delle plusvalenze. Non esiste, devi tenere conto di certi parametri. Non puoi entrare, bubù, ma che mercato è? Se ci sono gli arabi, vendono quello, fanno plusvalenza, le devi fare uguali. Uguale anche una nuova proprietà. Per quello riguarda la continuità aziendale, se viene messo lì a bilancio questa nota, se viene messa questa nota, no? Per la continuità aziendale, viene messa in due casi: o perché stai vendendo la società, o perché qualcuno, i sindaci in questo caso, ti chiedono espressamente di mettere quella nota, perché l'Inter Zhang ha detto che può garantire fino ad ottobre 2023. Se lui, qualora lui volesse andare avanti, lui deve mettere altre garanzie per andare avanti. Capito? Lui deve mettere altre garanzie per andare avanti. Lascia perdere la causa a pezzo in Cina, si è dichiarato nulla tenente. Io di quella roba lì, guarda, non ne voglio nemmeno parlare perché ne abbiamo parlato fin troppo. C'è una continuità aziendale fino al 2023, c'è anche scritto o una nuova proprietà oppure lo stesso mette altre garanzie. Quali garanzie? I soldi sono rimasti nel prestito, gli bastano come garanzie. Vediamo che garanzie mette Zhang per andare avanti. Te lo ripeto, è inutile dire che tutti i giornali ce l'hanno con noi, ragazzi. Un conto è dire che l'Inter è attaccata, un conto è dire che tutti i giornali ce l'hanno con noi. Perché nessuno gli fa le domande che gli deve fare. Se lui si è dichiarato nullatenente, come dicono i giornali, come hanno scritto, la prima domanda da fargli è come fa a fare il presidente dell'Inter? Voi l'avete mai visto un presidente dell'Inter nullatenente? Poi sicuramente non è che gli mancano soldi, lui è ricco, ma ha il giro le macchine da 1 milione, ma come fai a fare il presidente dell'Inter se sei nullatenente? Quali sono i progetti di investimento? Come pensi di sopperire alla situazione finanziaria dell'Inter che ha 1,5 miliardi di debiti, tra debiti ed impegni finanziari? Queste domande non le sentirete mai, non gliele fanno. Invece sono queste le domande da fare. Mentre te leggi il giornale, Zhang vuole vendere quello, vuole vendere quell'altro, ma l'anno scorso chi ha venduto? Fammi capire. Quando io prendevo gli insulti e ti dicevo non può vendere nessuno, mi dici chi ha venduto Zhang l'anno scorso? L'anno prima vende Hakimi e Lukaku e a livello finanziario stava meglio. L'anno dopo non vende nessuno. Quest'anno vedremo chi vende. Te lo ripeto, ma anche se entra una nuova proprietà, visto la condizione del calcio italiano, che nessuno c'ha più questi, visto i paletti che ci sono, visto che comunque c'è un settlement agreement, visto che ci sono tanti paletti da rispettare, la situazione finanziaria disastrata, non può entrare una nuova proprietà e spendere 200 milioni per un giocatore, lo vuoi capire o no? Però sentire nomi come Hakimi, Milinkovic-Savic, Pavard, accostati a uno che ha durato fatica a prendere Acerbi in prestito e ha dovuto dare via Salcedo e un altro per fargli posto per l'ingaggio, mi viene da ridere a me. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Quindi, ad oggi, la mia idea è sempre la stessa. Che lui, a breve, prende e tela. Se mi chiedi giorno, non lo so il giorno non lo sa nessuno, forse non lo sa nemmeno lui, perché lui non è certo lui che decide giorno, ma è sicuramente ora, presto, perché c'è un mercato da affrontare, ci sono 10 giocatori da cambiare. La mia idea è sempre la stessa, non ci sono problemi, mi prendo le responsabilità. Lui deve andare via subito, perché qualora non andasse via subito, secondo me non accadrà. Ci devono spiegare come fa ad affrontare un altro anno, ma non lo devono spiegare a me, lo devono spiegare dei professionisti perché poi sono loro che faranno le domande. Capito cosa ti voglio dire? La cosa, ragazzi, è comunque, sinceramente, da tifoso dell'Inter come voi, la cosa mi dà noia,
e vedere comunque un Inter che lotta, che gioca bene, che affronta a viso aperto il City, che mette in campo le idee, mette in campo il coraggio, e vedere quella bellissima serata di Champions. Comunque sei vice campione d'Europa, ragazzi, non è che hai vinto il prosciutto alla festa dell'Unità. E vedere praticamente quella gioia già sporcata dal fatto che questo presidente ormai sia diventato l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter, come quando l'Inter vinse lo scudetto e poi dopo cominciarono a vendere Hakimi, Lukaku, il tifoso dell'Inter non si è goduto nulla. Lo stesso sta succedendo ora, da quello che respiro, vedo e sento. E i tifosi dell'Inter non si meritano questo, ma soprattutto i tifosi dell'Inter meritano un progetto, perché qui si stava vivendo alla giornata da troppo tempo. Quindi i signori anche del CDA poi ci spiegheranno in caso lui cosa voleva rifinanziare, come voleva rimanere nel nostro piccolo. Noi possiamo fare delle domande, poi vedremo se ci risponderanno oppure no. A livello finanziario, lui è impossibile che possa rimanere. È impossibile. Inzaghi ha rinnovato, non ha rinnovato, si sono incontrati. Inzaghi gli ha detto: non voglio un mercato con il piattino in mano, ma vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Poi ne ragioniamo. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, perché così, ragazzi, non si può più, non si poteva più andare avanti. Non si può più andare avanti in questa maniera. Serve un progetto, servono investimenti. Questa è un'azienda che ha bisogno di ricapitalizzazioni, non ha più bisogno del debito per pagare gli interessi del secondo debito. Lo capisci o no? È diventata ridicola questa situazione qua. Ripeto, non voglio mettere il dito nella piaga, entrare nella causa che ha perso, la firma che ha detto non sono stato io a firmare, ha firmato, non mi interessa. Vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Dichiarazioni forti per ora, non ho sentite, non ho sentito smettite, non ho sentito dire rimango, non ho sentito dire nulla. Fino a che ci sarò io, l'Inter sarà ai vertici. Sì, vediamo come la tiene l'Inter ai vertici. È stato riscattato Acerbi, ho i soldi di Pirola, tutto quello che vi pare. Vediamo cosa succede da qui a stretto giro. Però, ragazzi, io capisco perché, cioè, essere terrorizzati da questo qui non ne vale la pena, perché tanto, cioè, non ha più modo di andare avanti. Non è possibile che vada avanti. Poi vediamo, cioè, vediamo, aspettiamo qualche giorno, vediamo cosa succede. Ciao, Mito.